Puglia, al via la centrale operativa regionale di telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche, CORE ILT. Martedì 5 ottobre, in concomitanza con il consueto appuntamento annuale del Forum Mediterraneo in Sanità, è stata presentata la CORE ILT, progetto a supporto degli operatori delle reti di cura e soprattutto dei pazienti che, in aggiunta ai consolidati percorsi di cura, potranno usufruire di un nuovo servizio altamente innovativo con accesso in modalità telematica. In ottemperanza alle disposizioni urgenti impartite dal Governo tramite il cosiddetto decreto rilancio, la Regione Puglia ha istituito presso l'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale, Ares Puglia, la centrale operativa regionale di telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche. L'Agenzia si avvale del supporto dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari, Giovanni XXIII, sia per la componente sanitaria necessaria all'erogazione delle prestazioni, sia per l'ospitalità logistica della componente operativa e tecnologica, valorizzando e mettendo a fattor comune quanto già realizzato per la centrale operativa della telecardiologia. Grazie al CORE ILT, prima esperienza di centrale regionale di telemedicina nel panorama nazionale, i pazienti possono essere curati da casa, accompagnati ad una autogestione della propria malattia cronica, riducendo così le ospedalizzazioni e le visite presso gli ambulatori e i medici. La telemedicina non è altro che uno strumento in mano al medico. È un'opportunità per il paziente per migliorare la qualità dell'assistenza. Con questo progetto, da tanti nuclei sperimentali che ormai da anni si stanno sperimentando sul nostro territorio, passiamo ad una fase attuativa in cui la telemedicina diventa realtà e diventerà progressivamente quello strumento che davvero a 360 gradi porterà l'assistenza a casa del paziente, anche quando un operatore sanitario non potrà recarsi a casa dello stesso. La casa come primo luogo di cura non significa che tutte le cure si potranno fare in poltrona, ma in qualche modo si potrà gestire il proprio percorso clinico senza spostarsi, senza aggiungere il disagio di muoversi, senza aggiungere anche il disagio di frequentare dei luoghi sanitari che, ove non sono pericolosi, perché i luoghi sanitari e ospedali rimangono in qualche modo pericolosi, rimangono in qualche modo psicoemotivamente impegnativi. Casa propria è la propria comfort zone, i punti in cui che si conoscono, si sa come ci si muove, si sa dove ci si sta. Per cui questa, prendetela come il primo passaggio, il primo lotto di implementazione, non è Amazon della sanità per intenderci, quindi non è a consumo mi prenoto una televisita, non è Booking, non è vola gratis della sanità, ma i pazienti vengono coinvolti in un percorso un po' più ampio, quindi un percorso, è la famosa presa in carico, ti prendo in carico perché potresti andare incontro a problematiche di salute, perché hai condizioni croniche o di malattie cardiovascolari o oncologiche o di malattie rare e via di seguito. È un'attività che si aggiunge all'attività tradizionale di reparto, ambulatorio, sala operatoria, reparto, controllo cartelle cliniche e control room, quindi un pezzo in più. Il futuro della medicina passa attraverso la trasmissione dei dati, la consultazione a distanza dei risultati degli esami. Questo serve a superare ostacoli naturali, situazioni di difficoltà, ma soprattutto a migliorare il luogo migliore dove si può essere curati e dove si può guarire, che è l'abitazione, la casa. È chiaro che più riusciamo a curare le persone a casa, più veloce la guarigione, meno sono le infezioni ospedaliere, più in generale c'è la possibilità anche di proseguire la propria vita in modo, direi, quasi naturale. E quindi verificare tutte le malattie suscettibili di scompenso, consentire alle malattie metaboliche, per esempio, di essere controllate quotidianamente, o quelle cardiologiche, consente di evitare ricoveri impropri che mettono in pericolo la vita del paziente e d'altra parte indirettamente aumentano anche i costi del sistema sanitario. Quindi curare le persone nel luogo dove è più facile per loro continuare la loro vita normale è lo scopo della telemedicina. E oggi presentiamo il risultato, la centrale di telemedicina della sanità pugliese, un risultato che Ares ha lungamente costruito in questi anni e che oggi presentiamo. Ovviamente bisognerà utilizzarlo molto e bene, perché
Noi non facciamo le cose per fare le conferenze stampa o per fare pubblicazioni, le facciamo per fare in modo che tutti i reparti ospedalieri o territoriali della sanità pugliese possano utilizzare questi mezzi portando, ripeto, come ho detto, possibilmente l'ospedale a casa. Tutta l'assistenza domiciliare con profili sanitari spiccati trova dalla telemedicina un grandissimo vantaggio, ma ovviamente ce ne sono mille altri. Per esempio, vi dico solo che il sistema di telemedicina montato sul nostro 118 è un sistema che già ha fatto risparmiare milioni e milioni di euro alla Regione Puglia, perché abbiamo evitato migliaia e migliaia di ricoveri impropri per sospetto infarto, che veniva invece escluso già sull'ambulanza, e quando invece l'infarto era effettivo non si perdeva tempo, ma si andava e si arrivava all'ospedale giusto nel tempo più rapido possibile, con la possibilità di verificare per esempio gli elettrocardiogrammi fatti a bordo dell'ambulanza da parte di specialisti cardiologi che lavoravano in centrale ed erano a disposizione di tutto il sistema, non potendo evidentemente su ogni ambulanza caricare un cardiologo. Come vedete, le applicazioni sono infinite, forse ancora non abbiamo esattamente la percezione di quello che possiamo fare con i mezzi di cui ci stiamo dotando.